Dunque, dottor Fulci, penso di aver capito il suo problema. Mi diceva che le prime manifestazioni del suo disturbo sono l'odio verso gli hamburger e i giardinieri. Ecco, il mio mestiere è regista cinematografico, film dell'orrore di solito. Ieri avevo girato una sequenza piuttosto truce e nella pausa per il pranzo sono andato al ristorante. Volevo della carne, ma quando me l'hanno fatta vedere ho provato un orribile, irrefrenabile senso di repulsione. Stamattina ho visto un giardiniere che segava della legna. Stava usando una motosega simile a quella che usiamo noi in certe sequenze. Usiamo anche della tinta rossa per il sangue. Quell'uomo era sporco di rosso e io volevo ucciderlo. Pensa che stia impazzendo, dottore? Non direi, ma ci troviamo di fronte a un tipico caso di crisi di identità. Questo significa che in lei si sta annullando il limite, il confine fra quello che gira nei suoi film e i fatti reali.